Allora, sono di nuovo qua, sto morendo di caldo, però volevo farvi vedere gli acquisti, questa volta dei vestiti. Allora, parto subito e parto con questa che è lunghissima, chissà se vedrete qualcosa, è una camiciona lunghissima, come potete vedere va giù, ha il colletto così alla coreana. È molto leggera, infatti vedete che è trasparente, praticamente è base nera e ha tutti questi fiori, queste margherite bianche e le rose rosse. No, non sono rose, non sono rose, non so che fiori sono. Ha bottoni neri qua, si chiude con i bottoni neri e qua di fianco, sia da un lato che dall'altro, ha gli spacchi. Quindi, allora, fate che io sono bassa, quindi mi arriva praticamente alle caviglie ed era questo il mio intento, perché sennò mi avrebbe spezzato, mi avrebbe reso ancora più bassa di quello che sono, però ha questi spacchi laterali, quindi è una cosa molto carina. Me la sono immaginata con dei leggings neri, anche magari in similpelle, secondo me ci sta molto bene e non è la solita, insomma, il solito capo nero che ho nel mio armadio, perché ho tutti i capi neri. Almeno questo, insomma, ravviva un po', dovrebbe ravvivare un po', che ne dite? Poi vediamo se riesco a farveli vedere indossati. Poi ho preso questa, che è sempre una camicetta che si stringe qua sulla vita, qui va in giù a V e ha però il colletto come se fosse una camicia, ma non ha bottoni, rimane così, ha le maniche così che vanno giù a sbuffetto e si vedete, si stringono sul come si chiamano, sui polsi, non mi vengono le parole, ops, è andato giù tutto. E volevo farvi vedere il colore, questo secondo me con dei jeans normalissimi ci sta benissimo, è un color salmone, chissà se dalla telecamera si vedrà uguale, sempre questo è sempre trasparente, e color salmone e grigio sfumato, e mi piaceva, era semplice, mi piaceva, era carina. Poi ho preso invece questo che è una vestaglia però di quelle che rimangono corte. Vediamo se riesco a farvi vedere la trama. La trama è così, tutta a cerchi, è bianco, quindi si sporcherà in tempo zero praticamente, però mi piaceva ed è di quelle morbidissime, morbidissimo. Qua ha il suo laccio, qui, vedete, si stringe in vita. Niente, morbidissimo, caldo, mi piaceva l'idea per l'inverno. Poi ho preso questa camicia, che non mi ricordo se vi ho già fatto vedere o no, comunque in ogni caso ve la faccio vedere, perché l'ho presa tipo a inizio estate, quindi non mi ricordo. È blu e nera, come i colori della mia squadra del cuore, va bene. È comunque una camicetta normale come quelle di prima, quindi ha i bottoni qua in vita, però si stringe in vita con questo elastico che mi piace tantissimo perché rimane quindi molto sciancata, si arrotolano sulle maniche quindi rimangono a tre quarti, anche questa è una cosa che mi piace tantissimo. Non è a quadretti, ha questa fantasia, non so se riuscite a vederla, ha questa fantasia blu e nera, qua ha le due taschine che però neanche si vedono praticamente. Qua c'è un pelo e niente, mi piaceva molto questa qua. Poi ho preso questa che però purtroppo ho lavato e si è ristretta, ve la faccio vedere. Praticamente ho preso questa camiciona che è una di quelle che dovrebbe stare da vestito, quindi molto larga, molto larga. Ho preso anche una taglia, una o due taglie in più per renderla ancora più larga perché mi piaceva proprio l'idea. Dietro è carinissima perché ha questo cerchio, quindi lascia questa parte della schiena scoperta. E niente, davanti è proprio semplice, quindi a righe con le due tascone. Il problema è che l'ho lavata come c'era scritto a 30 gradi e si è ristretta, quindi da che mi andava è più corta davanti, più lunga da dietro, ma da che mi arrivava diciamo a sopra il ginocchio, un po' più in su, tipo metà coscia qua davanti, adesso mi arriva praticamente a livello, no? A livello sederino, e quindi è troppo corta, cioè ovviamente adesso non posso più metterla come vestito, ma devo metterla come,
non lo so come, sinceramente non lo so, perché mi immaginavo questa con gli bei stivali alti, sapete. E niente, purtroppo, questa l'ho presa alla Primark, comunque purtroppo non posso farci niente, ormai si è ristretta. Poi ho preso questo maglioncino che è questo come vestito e non si è ristretto, ha le maniche normali, diciamo, è fatto a righe, cioè la trama è a righe, non so se lo vedete, tutto bianco, e anche questo è molto carino, me lo immagino con degli stivali alti, secondo me dovrebbe starci bene. Poi ho preso, intanto si alza la pila dietro, sempre un altro maglioncino perché c'erano gli sconti e quindi ho pensato già all'inverno. Allora, questo molto stretto, maniche strette, anche qua molto stretto, però vedete come fa sul davanti? Che poi in realtà è stato spiegato dalla commessa che si può mettere sia davanti che dietro, nel senso che è a vostra scelta, è indifferente. Però da un lato è fatto così, quindi si intreccia e rimane questo, vediamo se riesco a farvelo vedere, questo incrocio sul davanti, aspettate, non vedete niente, secondo me. Vedete questo incrocio, e invece dietro è normalissima, quindi va giù normale. Io l'ho provata mettendolo sul davanti, questo incrocio mi piace molto, devo provare anche mettendolo sul retro, si sa mai che è bello anche in quel modo. Poi ho preso un altro maglioncino, però questo è leggerissimo, proprio vedete che è trasparente, è più corto davanti e più lungo dietro, ha questo spacchettino, non so se si dice spacchettino, comunque lo spacco piccolino, ha una riga qua sul davanti, però per il resto è semplicissimo, beige, sì, beigeolino panna più che beige, si stringe un pochettino qua sulle maniche, molto, cioè, leggero ma carino. Allora, con la pigna sempre più alta vi faccio vedere anche questa camicetta, allora, anche questa trasparente, cioè nera molto leggera, con questi però, questi ricami qua, questi pallini, anche se non sono proprio pallini, di un tessuto più pesante, va giù, le maniche vanno giù così, vedete, con un bottoncino qua dietro, quindi si ristringono. Qua davanti non ha bottoni, ma il colletto praticamente va giù con questi due fili, non so se riuscite a vedere qualcosa, e praticamente si fa il fiocco. Allora, aspettate che ve lo faccio così, capite. Chi vuole fare il fiocco, se no lo lasciate giù così, insomma, va a discrezione delle persone. Ha lo scollo e vedete, ha queste due cose che, dove potete fargli il fiocco. È anche questa più corta davanti e più lunga dietro. Mi piaceva, molto carina, va giù morbida e l'ho presa. E poi ho preso per ultima cosa questo vestitino, che a vederlo non è proprio il mio genere, nel senso che non l'avrei mai preso, invece era l'ultimo, l'ho provato e mi piace tantissimo. È proprio, allora, è rosso, semplice, va giù proprio semplice, vedete? Va giù proprio semplice. La particolarità, semplice però molto, definisce molto bene il corpo. La particolarità però sulle maniche, praticamente sono così fino a un certo punto e poi si allargano così. E, è semplice ma molto carino, ho ripetuto la parola semplice tipo una decina di volte, però fa niente. Poi ovviamente lo vedrete come sta addosso. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao.